Eccoci giunti qui all'ultimo appuntamento di questo grande progetto, fortemente voluto e interamente progettato da Carmela Salvatore, presidente dell'arte terapia Zefiro Art, che vede protagonista l'arte nelle sue varie forme. Questa mostra, naturalmente, come ormai tutti sapete, ha una valenza particolare. Intanto ha una valenza cosiddetta artistica, no? Perché ci sono i vari artisti che creano questa rete tra di loro, perché sono degli artisti che vengono da realtà diverse, ma ha un risvolto sociale, perché intanto ha creato questa rete anche all'interno di noi amministratori. Sono 6 comuni che comunque hanno comunque collaborato. E poi il valore aggiunto che dà questa mostra è l'inclusione dei detenuti della casa circondariale, che dopo un percorso all'interno della casa circondariale stessa sono stati chiamati ad esporre le loro opere. La parola chiave si traduce in accoglienza, ed ecco perché abbiamo deciso di chiamare a raccolta quelle che sono le forze del territorio che operano appunto nel nome di questa bellissima parola. Noi come artisti cosa abbiamo fatto? L'abbiamo fatta nostra e abbiamo potuto realizzare delle immagini attraverso essa, perché voi avete visto i dipinti sia dei detenuti che degli artisti che hanno rappresentato i 6 comuni, hanno ovviamente una valenza solo a guardarle lo possiamo capire, che rappresenta pienamente l'accoglienza, le braccia, le mani che accolgono, che ricevono, che stringono, che proteggono. E dunque noi artisti abbiamo parlato in questo modo, col linguaggio dell'arte e delle immagini. Però non basta. L'artista deve sensibilizzare la società, e questo è il nostro compito. Dobbiamo uscire fuori dai nostri gusci, specialmente in questo territorio. E presso il porto di Roccella. Oggi possiamo contare 72 sbarchi, questi sono dati tecnici con 5.925 migranti. Come dicevo, la nostra operatività inizia proprio dalle primissime fasi dello sbarco. Noi siamo coloro che materialmente veniamo attivati dalla prefettura, dal comune, insomma ci ritroviamo ad essere presenti, quindi ad apprendere materialmente questi migranti, queste persone migranti che scendono dalla barca, che arrivano dal mare. Il migrante ha proprio di essere supportato materialmente, di essere toccato, accarezzato, abbracciato, ed è stato molto difficile nei periodi della pandemia poter dare soltanto un sorriso con gli occhi, e ultimamente invece stiamo ricominciando ad utilizzare queste forme, un pochino di poter stringere le mani, di essere presenti. E queste persone che vengono dal mare non stanno tutte bene, abbiamo vittime di violenza, abbiamo visto coloro che hanno subito i segni del carcere libico, abbiamo visto tantissime situazioni di fragilità, di vulnerabilità. Qualche vittima di tratta, molte separazioni e molti ricongiungimenti. La locandina ha una bellissima immagine, rappresenta il porto di Roccella e rappresenta per molti una nuova vita, per chi raggiunge le coste, tanta speranza di una vita nuova, ma anche qualcosa di veramente difficile, di molto brutto. Per qualcuno raggiungere le nostre coste, le acque antistanti del nostro mare, ha rappresentato anche la morte. La particolarità del sistema SAI è che la titolarità dei progetti sta in capo ai comuni, agli enti locali. Ci occupiamo anche di fare una presa in carico cosiddetta multidisciplinare, ossia c'è un'equipe di professionisti che collabora in modo da costruire un percorso per ciascuno dei singoli migranti accolti che sia personalizzato, quindi corrispondente alle esigenze del migrante. In linea generale, i servizi che offriamo sono quelli di orientamento e assistenza legale per l'ottenimento del famoso permesso di soggiorno, che diventa il grande obiettivo di chi arriva sul territorio. Ci occupiamo dell'assistenza sanitaria, dell'orientamento sociale, dell'assistenza psicologica. Giustamente la dottoressa Gioffre citava i grandi problemi delle vulnerabilità, delle difficoltà, i segni
le cicatrici non le vediamo solo nel corpo, insomma, le vediamo anche nell'anima, certo. Senza dubbio.